Buongiorno a tutti, oggi sono qui in video per annunciare qualcosa di veramente speciale. Mancano infatti ormai pochi giorni al nostro corso Facebook avanzato per scuole di ballo. Questo corso è stato pensato e progettato per tutti voi, proprietari di scuole di ballo, che siete decisi a sfruttare al 100% la potenzialità dei social per riempire i corsi delle vostre scuole di ballo. Per chi non mi conoscesse, mi presento, sono Sergio Togliani, sono il fondatore di Corsi Pieni, la prima e unica agenzia di marketing dedicata esclusivamente alle scuole di ballo. Negli ultimi anni abbiamo aiutato oltre 150 titolari di scuole di ballo a rifiorire, a riempire i loro corsi e a trasformare la loro passione in un'attività imprenditoriale estremamente profittevole. In questo corso avrete tutte le indicazioni necessarie per creare campagne pubblicitarie di successo. Ma non parliamo di annunci qualsiasi, parliamo di annunci che catturano l'attenzione, che suscitano emozioni, che trasmettono la passione, l'energia e l'unicità della vostra scuola di ballo. Sono annunci che funzionano. Senza peccare di presunzione, posso garantirvi che avrete accesso a informazioni che non avete mai sentito e che cambieranno completamente il vostro modo di promuovervi, sia su Facebook che su Instagram. Nella prima parte della giornata vi guiderò io personalmente attraverso i principi del copywriting. Cos'è il copywriting? È in assoluto l'abilità più importante del marketing. Vi mostrerò come la scelta delle parole, l'arte della narrazione, la psicologia del consumatore possono dar vita ad annunci che colpiscono dritto al cuore e invitano all'azione. Che cosa scoprirai nel corso? Tantissime cose. Ad esempio, come scrivere messaggi di marketing magnetici che generano vendite e non solo like. Tecniche di scrittura empatica per costruire un legame emotivo con i tuoi clienti. E poi strategie per creare call to action irresistibili. Accederai anche a un modello in 3 step per scrivere degli annunci a cui non si può dir di no. Una grande storia è solo metà della battaglia. Nella seconda parte del corso il mio amico Leo Massafra vi guiderà attraverso il labirinto tecnico che è Facebook. Vi insegnerà a navigare tra le insidie dell'algoritmo e della piattaforma, garantendo che i vostri annunci raggiungano le persone giuste al momento giusto. Insieme ci impegneremo per trasmettervi non solo le competenze tecniche, ma anche l'atteggiamento, la mentalità giusta, perché alla fine la chiave del successo risiede non solo nella comprensione della tecnologia e degli strumenti, ma anche nella passione, nell'ambizione e nel desiderio costante di imparare e migliorare. Insieme faremo in modo che quando compariranno i vostri annunci sui social, la vostra scuola di ballo non sarà solo un'opzione, ma sarà la scelta preferita per coloro che cercano un'esperienza di ballo autentica e coinvolgente. Bene, arrivato a questo punto passo la parola al mio amico Leo Massafra, che vorrà sicuramente aggiungere qualche informazione più a quanto vi ho già detto. Ciao Sergio, buongiorno, allora, grazie di questo invito. Il mio compito oggi è illustrare gli argomenti che andremo a trattare durante il corso di Facebook Advanced per scuole di ballo. E credo di poter dire senza presunzione che questo è il primo corso specifico di Facebook per le scuole di ballo. Quindi, da dove partiremo? Partiremo da trovare gli indizi, capire chi è il nostro pubblico target, perché dal momento che io conosco bene il mio target, andrò a creare degli ads estremamente, estremamente performanti. Per trovare questi indizi vi farò vedere 3 strumenti fantastici, gratuiti, che il web ci mette a disposizione. Soprattutto andremo a vedere, una volta individuato il nostro pubblico target, andremo a vedere quanto è grande questo pubblico su Facebook, cioè la mia audience, di quante persone stiamo parlando, per capire appunto se conviene o meno far partire una campagna su Facebook. E anche qui utilizzeremo degli strumenti interni a Facebook assolutamente gratuiti. Successivamente andremo a definire i pubblici da utilizzare nelle nostre campagne, e qui diciamo è il fulcro principale del corso, perché se io vado a intercettare e definire il pubblico in maniera corretta,
So quasi per certezza matematica che la mia campagna andrà a buon fine. Andrò a generare una campagna estremamente performante. Partiremo dai pubblici meno efficaci per andare sempre di più nel dettaglio con tecniche più affinate per individuare il target specifico. E a proposito di tecniche raffinate, ce n'è una estremamente importante, infatti l'abbiamo chiamata 9 più 1, dove questa tecnica mi permette di andare a intercettare la mia concorrenza diretta e indiretta, e quindi io voglio comparire di fatto con le mie campagne davanti al mio competitor, diretto o indiretto. L'importante è saperla fare tramite questa tecnica appunto di inclusione ed esclusione. Successivamente andremo a vedere e settare i pannelli e il pannello pubblicitario in modo tale che prima di lanciare la campagna tutto sia a regola d'arte. Quindi andremo ad analizzare insieme com'è strutturata una campagna correttamente su Facebook per poi passare alla creazione vera e propria di una campagna. Quindi dall'inizio della campagna con l'obiettivo andiamo a definire il budget, il pubblico selezionato, il copy, le immagini, eccetera, eccetera, eccetera. Ultimo ma non per ultimo, le regole d'oro del copy, perché sappiamo benissimo che il nostro linguaggio macchina è il copy, ma questa scrittura, questi ad che andiamo a creare devono rispettare delle regole ben precise e ferree di Facebook, regole che tra l'altro cambiano abbastanza in continuazione, ma se vado a sbagliare questa parte qui del copy, quello che può succedere è che la campagna performa male, nella peggiore ipotesi potrei anche rischiare che il mio account venga bannato. Però questo, Sergio, so che è materia tua, quindi eventualmente quando hai finito il mio intervento, se vuoi aggiungere qualcosa appunto sull'argomento del copy che andremo a vedere. Da parte mia, io vi aspetto insieme a Sergio e tutto il team di Sergio di Corsi Pieni il 24 per questa giornata ricca, ricca di informazioni, ma sono altrettanto sicuro che si tornerà a casa con tante informazioni e tanti spunti per fare delle ad estremamente performanti. Quindi io, Sergio, ti ripasserei la parola e ti auguro una buona giornata. Grazie Leo. Direi che abbiamo detto già molto di quanto faremo sabato 24 giugno qui a Milano nella sede di Corsi Pieni. Vorrei solo condividere con tutti voi, amici insegnanti, una riflessione finale. Questo corso è nato dalla mia convinzione che la formazione, l'aggiornamento costante, siano fondamentali in qualsiasi campo e oggi, più che mai, nel mondo del ballo e della danza. Pensate, solo 2 anni fa, un'idea come questa avrebbe sollevato molte perplessità, ma ora vedo una nuova generazione di insegnanti di ballo emergere, professionisti che capiscono che per avere successo, per crescere, è indispensabile aggiungere nuove corde al proprio arco, competenze che vanno al di là delle pur importanti abilità tecniche. Insomma, se volete imparare qualcosa di estremamente concreto, se volete portare più iscritti alle vostre scuole di ballo, se volete distinguervi nel mondo sempre più competitivo della danza, il corso Facebook avanzato per scuole di ballo è quello che fa per voi. Vi aspetto, insieme creeremo la coreografia di un successo senza precedenti. Ci vediamo in aula. Ciao ciao a tutti.